cammino è sempre lungo, ma certo oggi è una giornata in cui uno ha il cuore in gola, ce l'ha, perché poi peraltro in tribuna eravamo con la mamma di Luca, con la vedova di Pierluigi Welby, insomma carne e ossa, dolore e sangue, al di là delle disquisizioni di vario tipo, insomma. Ricordo più di 10 anni fa quel dibattito insopportabile sul caso Englaro, che mi toccava presiedere con insulti assolutamente. E quanto tempo, quanta fatica, quanto per arrivare a una legge di umanità. Un traguardo che si era prefissato Pier Giorgio sulla sua zattera, con i suoi compagni. Non è così che si butta via la vita, ma una persona non vuole morire, nessuno vuole morire, dice Pier Giorgio, ma ha bisogno di avere almeno una speranza di poter ancora continuare a fare qualche cosa, a esserci. Questa è la dignità personale, sentirsi ancora utile per fare qualche cosa. Quando Pier Giorgio disse poi alla fine: Mina, non abbiamo più nulla da inventare, io capii che non c'è più niente da fare e che c'era soltanto questa scelta di togliergli il respiratore automatico. Io non lo potevo fare, non era paura della galera, assolutamente no, però perché lui stesse peggio. E quindi ho detto: no Piero, io questo non lo posso fare, perché lui me lo chiese, dammi tutta la scatoletta. Con questa legge non sarà più possibile quello che accadde 10 anni fa, quando i carabinieri impedirono all'anestesista radicale Tommaso Ciacca di sedare per la sospensione delle terapie Giovanni Nuvoli. Giovanni rispose con uno sciopero della fame e della sete che condusse alla morte. Lui urlava la sua parola, naturalmente non l'aveva la parola, aveva gli occhi che urlavano e continuava a dire: fate presto, oggi è arrivato il fate presto, lentamente per la nostra legge italiana, però oggi quando su quel cartellone ho visto, sono entrata in Senato, che strano, mi ha portato anche in Senato, quelle luci rosse del cartello mi ricordano quando loro gli dicevano: la vita è bella, continuala fino all'ultimo respiro. Non era possibile, l'hanno capito qui i signori della luce verde. Nel 1995 mio figlio si è ammalato e ha cominciato a fare la battaglia sulle cellule staminali embrionali per la ricerca scientifica. Poi lui ha deciso da solo di voler morire senza tracheotomia e accanimento terapeutico. Purtroppo è morto soffocato e si è battuto anche per questa legge, perché doveva essere fatta, parliamo di 22 anni fa. Lui ha dato tutto se stesso perché sapeva benissimo che non era per lui, ma era per gli altri malati di SLA, che stavano nelle stesse condizioni, che stanno, perché tanti sono morti, le stesse condizioni di Luca, con grandi sofferenze. Ora hanno la possibilità di scegliere se non vogliono la PEG, se non vogliono la tracheotomia. Oggi mio figlio non c'è, è stata una grande emozione, ma io la dedico a lui questa giornata, perché è lui il vincitore. Noi genitori che purtroppo abbiamo sofferto tanto, oggi siamo felici perché è una battaglia che è stata vinta.